protesta. La ONG tedesca SIA è sottoposta ieri al fermo di 20 giorni insieme alla Marego per aver violato il decreto piante dosi, cioè non aver rispettato l'ordine di recarsi nel porto assegnato. E un altro riprovevole tentativo di criminalizzare il salvataggio in mare per giustificare un'azione statale sempre più brutale, tagliacorto. Il SIA sarà trattenuto dunque per 20 giorni a Ortona. Secondo la Guardia Costiera italiana, il motivo del fermo è che dopo aver soccorso 17 persone nella zona di ricerca e soccorso libica, la nave ha tratto in salvo altre 32 persone nella zona SAR maltese e non si è avvicinata al porto di Ortona non appena possibile. Il SIA ha interrotto il suo avvicinamento a Ortona martedì sera, spiega l'organizzazione, perché c'era una chiamata di soccorso da una barca con più di 400 persone nella zona di ricerca e soccorso maltese. La barca è stata infine individuata dall'aereo di ricerca civile Sea Bird. Poiché nessun attore statale ha confermato il coordinamento dell'emergenza marittima e Malta non ha coordinato per molti mesi le emergenze, la missione di salvataggio, prosegue la ONG aggiuntiva per CI, era senza alternative. Intanto i 49 migranti provenienti in particolare dal Bangladesh, dall'Egitto e dal Sudan, accolti ieri a Ortona con il Viceprefetto, coordinamento anche della se prefettura di Chieti, spade sostenuta abbiamo dal avuto comune con le varie questo problema associazioni, per sono quanto stati riguarda per la maggior parte accolti nei l'assessorato centri di all'immigrazione, accoglienza sarà abruzzesi e con i 9 notificato minori via. nella provincia di Chieti, a Dogliola in particolare. Ieri lo sbarco di uomini, donne e minori non accompagnati che, come riferito dai mediatori culturali, sono fuggiti dalla fame, la miseria e addirittura le torture a cui sono stati sottoposti in Libia.